Alcuni hanno già mollato, non hanno allora, capito. Allora, queste dormendo. Così sono abbiamo... straordinarie, tutte insieme qui nello studio, sono una specie di sogno che non so quando vivremo mai più nella vita. Vabbè, state grazie Serena. Abbiamo... brava Serena! Scusate, abbiamo qui nella busta il nome della maschera che è prima classificata per i social. L'avete scelta voi a casa. Il leone! E avete deciso che passa... alla prossima puntata, Criceto! Criceto passa alla prossima puntata. Vai Natalie! E adesso attenzione perché tocca uno per uno ai nostri investigatori. Sara, Serena, comincia tu. Io voglio vedere nella prossima puntata il Cavaliere Veneziano, perché sia che ci sia Garco, sia che ci sia il mio compagno di affetti stabili ad oggi un altro giorno, Samuel Peron, che verrà torturato tutti i giorni, a questo punto io lo voglio rivedere, quindi io scelgo. Allora Cavaliere, e alla prossima puntata. E adesso Christian. Il ciuco, il ciuchino, perché ci ha fatto ballare a tutti quanti. Ciuchino, sei in terza puntata. Iva, la tua scelta. È l'ippopotamo. Ippopotamo. Brava. Flavio. Billy, per far vedere che anche di qua io il mio socio, non solo da parte di Serena, c'è cultura, c'è libri, io dico l'eleganza del riccio. Grazie. Grazie, grazie. Grande! Grande ketchup, grande ketchup. Il riccio passa allora alla prossima puntata. E infine... E infine dobbiamo ricordare che qua non c'è solo poesia, letteratura, ma c'è anche filosofia. E io approvo da sempre la filosofia della porcellitudine e voglio portare avanti nei secoli dei secoli. No! Porcellino, porcellino! Oh, sì! Porcellino! Porcellino! Allora, signori, a questo punto, per la scelta esercitata dai nostri investigatori, la nostra, diciamo, il nostro finale è tra Stella e Colombi. Ma devo sentire ancora Sara, a nome del pubblico in sala, per capire se vuole cambiare questa scelta a una possibilità di sostituzione. A nome di tutto il pubblico, io confermo la decisione della giuria.